ignoranza, perché in realtà legge, se parliamo proprio di legge, ha dato dei contributi culturali non indifferenti, a parte il barocco, il romanico, quello che voi volete. No, parliamo ad esempio di un personaggio che è tra i fondatori della letteratura romana. Ennio diceva di avere tria corda, e uno dei cuori era il cuore salentino, che è andato a Rudie, cioè a Rugge, e nel simbolo della città, scusate per questo riferimento araldico, ma nello stemma, nell'arme della città di Lecce c'è il leccio, e quindi con una etimologia riferita all'albero, quindi un filo, un pitonimo, ma c'è anche la lupa, perché c'è anche la forma più antica che è Lupiai, se mi ricordo bene, Lupiai, che era appunto la lupa, quindi la lupa, che però lupa ricollega stranamente, ritornando al gioco di parole sul romano, ti riporta alla cultura di sintesi greca-romana. E non a caso Ennio, perché parlavamo di Ennio prima, di colui che aveva tria corta, non a caso Ennio faceva riferimento alla cultura, diciamo, abula e messavica da una parte e dall'altra romana e dall'altra greca. E non a caso è proprio Ennio con altri poeti italici e non romani che comincia a fare quella forma letteraria, trasportando tutti i ritmici quantitativi greci su quello romano, cosa che poi esalterà Orazio e Xegi Monumentare Perennius, ma chi lo fa per primo è appunto Ennio. Questa è un po' temporanea questa cosa. Questa è la prima chiosa. La seconda chiosa che vorrei fare, no? Consentite, perché qui parlavo leccesi e non leccesi, queste antinomie, queste opposizioni, ma poi bisogna scendere nel dettaglio e capire invece la portata culturale di certi contatti. E quello che ieri si riferiva a Salentini, badate bene, oggi si riferisce a un altro popolo di lingua romanza, ce lo dimentichiamo spesso. Chi ha difeso il confine orientale della Dacia, no? Sono stati quelli che oggi si chiamano rumeni. Se c'è stata una cosa, una parata forte, una diga contro l'invasione degli slavi, lo si deve e degli ottomani, lo si deve in parte a una resistenza di un'etnia che parlava perlomeno una lingua romana, che si dichiarava erede di Roma. Questo è un aspetto che ci deve indurre a riflessioni serie e anche pagate, no? Senza creare queste contrapposizioni che non portano da nessuna parte, se non alimentare odi, con quello che è successo l'altro giorno a Firenze. E se l'avesse fatto un africano nei confronti degli italiani, sarebbe successo l'ira di Dio. Ma l'essere umano è sempre essere umano, e il sangue è sempre rosso, sia esso di un indiano, sia esso di un negro, sia esso di un cinese. Questo è il primo concetto. Il secondo concetto che volevo esprimere, è perché un po' da diverso tempo lo vado sottolineando, che questa città culturalmente è cresciuta e ci sono degli indici precisi di accrescimento. Da una parte, per esempio, il patto con le scuole sono stabilizzate e abbiamo, diciamo, diversi gradi di scuola media superiore, e questo non è un patto secondario. La funzione della scuola nell'educazione e nella formazione è un fatto determinante. Parlare di pendolarismo significava pure ridurre la possibilità di apprendere. Il fatto che ce l'abbia sotto casa, che molto spesso la scuola si è rifiutata, però non giustifica un giudizio negativo nei confronti della scuola. Il secondo aspetto è stato anche sottolineato da una persona che viene dal di fuori, è la biblioteca. La biblioteca è sorta nel 1970, quindi siamo a 41 anni fa, per merito di alcuni sessantottini che hanno combattuto contro tutta la comunità civitorica quasi, creando una biblioteca quando il sindaco parla a via Roma già si era spostata, perché prima era in una piccola stanza ai piedi dell'amministrazione comunale, era una specie di sgabuzzino in cui Romano gestiva 100 libri sì e no. Allora, in 41 anni, e questo è il calcolo che dobbiamo fare, nei dati di valutazione, in 41 anni questa comunità, grazie agli acquisti di coloro che ci lavoravano dentro e la loro organizzazione interna, non mi riferisco al lavoro di biblioteconomia, che è un lavoro complesso, ma intanto guardiamo i numeri. Allora, grazie ad acquisti programmati annualmente, grazie a donazioni, perché ci sono delle signore donazioni all'interno della biblioteca, si è incrementata con un indice di oltre 1000 libri all'anno,
per una biblioteca di provincia periferica, e questo è un incremento fortissimo. Il fatto che loro esercitino un prestito interbibliotecario molto fitto dimostra che questa biblioteca, naturalmente, è una biblioteca stimata, cioè che possiede anche delle opere che vengono richieste quasi tutte le regioni italiane, con edizioni rare. Quindi un incremento librario fatto da scelte politiche, ma anche di cittadini che hanno dato il loro contributo, che sta incrementando questa biblioteca, infatti non ci sembra manco più, no? Rispetto al progetto iniziale che era centro culturale, di ben 50.000 volumi. Poi parliamo del riviste, parliamo degli elementi, diciamo, DVD e tutto il resto. E questo è un primo elemento. Il secondo elemento è, a fronte di un'unica rivista mensile o periodica che pubblicava il Comune 20 anni fa, oggi da diversi fronti politici ideologici, ma da diverse anche angolature, di fatto noi abbiamo tre riviste: una la Gazzetta Falisca, di cui ha parlato il Presidente, l'altra 01-093, l'altra ancora è Campo dei Fiori. È un merito dei cittadini civitonici, cioè coloro che abitano la città Castellana, gestire in un centro di 16.000 abitanti ben tre riviste. Non è uno scherzo, e questo è successo negli ultimi 10 anni, non è successo a tempi del tempo, diciamo, arcaico, mitico, a tempi di Checchennina, per dire la Civitonica. È successo in questi ultimi 10 anni. La Gazzetta Valisca ha circa 10 anni, l'altra rivista Campo dei Fiori stiamo lì vicino, e di recente è sorta anche la terza rivista, che è 01033, e questo è il merito di cittadini civitonici, perché chi scrive su queste riviste sono essenzialmente cittadini che sono nati o che vivono a Civita Castellana, che sono attenti a tutte le problematiche, a tutte le tematiche che a Civita Castellana si svolgono e si evolvono. L'altro elemento estremamente significativo, al quale non si fa a caso, a parte le grosse iniziative di Civita Festival e di tutto il resto, è il fatto che c'è un risveglio degli artisti. La donazione che hanno fatto è significativa, emblematica di questo risveglio in un momento di crisi generale anche di valori culturali, no? Ma è anche il fatto che in questa città, in questi ultimi 10 anni, saranno usciti perlomeno 10 o 15 romanzi e libri di poesie. Come si fa a presentare il libro, come si fa sulle pietre? Uno ride sulle pietre preziose, ma le pietre preziose, amici miei, hanno un valore a parte in sé, ma il valore che culturalmente dà l'essere umano alla perfezione della pietra. Non è un caso che tutta l'antichità classica, il Medioevo, attraverso il Physiologus, lavora sul significato simbolico, sulle virtù e sulle qualità implicite e intrinseche di queste pietre preziose. Può essere un argomento leggero, però c'è chi ha scritto su queste pietre. Sono stati scritti romanzi da lui, romanzi da altri ragazzi. Cito per esempio Rossi, ci sono altri ragazzi che hanno scritto, siamo intorno a 12, 13, 14 romanzi, cosa che era inconcepibile 15, 20 anni fa. E questo fervore, no, che lievita, è significativo, perché dimostra che la scolarizzazione progressiva, la presenza di figure professionali, gli input e gli stimoli che noi riceviamo dall'ambito culturale più ampio, che è quello italiano e quello europeo, perché poi tra l'altro questi libri non sono di basso livello, sono libri anche stilisticamente parlando che hanno un buon livello, diciamo, di stilistico, ma anche di contenuto, del gioco delle trame, dei protagonisti, nel disegnare le figure. Non a caso nella premessa Alfredo dice: ho presentato tutti i miei compagni, i miei superiori, l'ho presentato sul palcoscenico, e lo scrittore è affezionato a tutti le sue figure, e così è. Allora, tutti questi aspetti, se messi insieme, danno un quadro, non dal punto di vista campanilistico, ma un quadro oggettivo, che questa comunità sta crescendo, cresce, e che, se opportunamente seguita anche politicamente, anche dal punto di vista amministrativo, può dare degli esiti ancora più elevati. E dobbiamo essere attenti a questo aspetto, perché quell'aspetto che rapina la nostra civiltà è la porta a livelli molto più alti. Non parlo del mio vocabolario, il mio vocabolario riflette una situazione tradizionale e un contributo che ho dato alla memoria storica di questo paese. Sto parlando dei giovani che scrivono romanzi, hanno scritto romanzi, a qualcuno un po' più leggero, qualcuno più complesso, qualcuno di 300 pagine, e quindi siamo nella situazione in cui, non dico che dobbiamo essere orgogliosi,
ma dobbiamo essere, diciamo, soddisfatti che questa comunità sta esprimendo forse le migliori cose di quest'ultimo inizio, di questa prima parte del secolo che nasce. E allora su queste cose che dobbiamo anche discutere, pure se poi dobbiamo scendere nel dettaglio, perché in questo caso noi stiamo scendendo nel dettaglio di un libro che ha un taglio particolare e che traduce, evidenzia e pubblica uno degli aspetti, diciamo, significativi, anche se parziali, limitati, perché l'esperienza del seminario fino a 30 anni fa era un'esperienza di una minoranza esigua, su una popolazione come quella cimitorica potevano essere 3, 4, 5 individui che potevano aver fatto questo tipo di esperienza. Però è anche significativa dal punto di vista culturale per capire certi meccanismi selettivi, certi meccanismi di inculturazione che avvenivano all'interno dei seminari, non solo all'interno della scuola pubblica, perché poi anche la scuola pubblica aveva un suo assetto severo particolare. E quello che per me risulta importante è che proprio in questa sede si possa fare questo tipo di presentazione. E prendo, diciamo, spunto per ringraziare Sua Eccellenza e la grande apertura intellettuale. Io non credo che con un altro vescovo questo sarebbe stato possibile, anche se il libro di fatto poi non offende nessuno, però sa, tratta di una questione un po' delicata, anche se riguarda una storia di qualche decennio fa, e c'è stata tutta un'apertura mentale e culturale che è propria di questo, di questa figura, posso dire, perché non c'è, quindi non mi sente, no? Che ha consentito questo, non solo, ma ha battuto, è andato al di fuori delle paradigme del formalismo. Un vescovo è responsabile di una diocesi, e questa diocesi poi oggi è grande, quindi è andato là delle paradigme, ha superato la, diciamo, le contrapposizioni, la dicotomia, l'antinomia tra laicità e religione, perché ogni volta che queste ed altre opposizioni ideologiche si creano provocano più danni che utilità. Qualche giorno fa, proprio in questa stessa sede, abbiamo fatto esperienza quasi diretta, perché naturalmente chi la presentava era stato 5 anni e oltre in Israele, di un muro che è lungo 710 metri. Chilometri. Siamo avanti con questo criterio, fra poco supera la muraglia cinese che è 3.000 chilometri. La muraglia cinese che è stata costruita contro un nemico che era reale, i mongoli, no? Questa è la muraglia, poi c'è il muro del pianto, la tua distruzione di una comprensione tra religioni e tra poteri forti, Roma e una piccola comunità come quella palestinese, c'è il muro della vergogna di Berlino, che è un muro ideologico, ma c'è anche il muro del silenzio colpevole. Il muro che Israele sta innalzando è il muro del silenzio colpevole, perché nessuno ne parla. 710 chilometri e ancora cresce. Allora, il fatto che non vogliamo innalzare muri, il fatto che prima ha fatto questo sia stato un vescovo, io reputo che sia, permettetemi che lo dico apertamente, che sia un fatto estremamente, estremamente positivo. Il muro spesso è solo frutto dell'odio, e noi dobbiamo abbattere i muri per incontrare gli esseri umani e ragionare e discutere sui problemi, risolvendoli, non dico in maniera pacifica, ma nemmeno con versamenti di sangue, etnocidi e massacri.